Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come. Non è stata un'esperienza lunghissima quella di Roberta Amorise sull'Isola dei Famosi, al suo ritorno però la naufraga ha fatto un'amara scoperta. L'ex fidanzata di Carlo Conti a quanto pare non sta vivendo uno dei momenti migliori della sua vita. Ha provato, partecipando all'Isola dei Famosi, a riconquistare la popolarità e a farsi conoscere al pubblico per la sua personalità. Purtroppo la sua esperienza nel reality è finita in brevissimo tempo. Ad attenderla in Italia è una brutta notizia. La naufraga, infatti, sta vedendo affondare la sua storia d'amore che sarebbe dovuta culminare a breve con il tanto atteso matrimonio. Roberta Amorise tradita dal fidanzato, c'entra la Jespica. Roberta Amorise e Giulio Frattini stavano insieme da anni ma a quanto pare, la breve e intensa esperienza sull'isola della showgirl ha dato modo all'imprenditore di riflettere sul loro rapporto, in modo tutt'altro che positivo e accettabile per la naufraga. La conduttrice calabrese sarebbe stata tradita dal compagno con Aida Jespica. Ovviamente si tratta di indiscrezioni e gossip, quel che è certo è che la Amorise ha avuto una reazione drastica visibile su IG con la spunta sul non seguire più Giulio che ha ricambiato la cortesia in breve tempo. Roberta Amorise e Giulio Frattini. Il caso vuole che Frattini si trovi proprio nello stesso luogo dove attualmente sta soggiornando la Jespica. Frattini e la Jespica. Giulio sarebbe stato beccato da più persone in atteggiamenti inequivocabili con Aida in uno dei lussuosi hotel di proprietà dei Frattini, confermate dalle storie IG in cui però i due si guardano bene dall'apparire insieme. Aida Jespica Hot. La modella venezuelana avrebbe passato con lui una notte infuocata a Ligalli, isolotto esclusivo a largo di Positano, dove la famiglia dell'uomo ha organizzato un evento. Al momento nessuno ha ufficializzato la rottura ma sembra solo questione di tempo. Nemmeno la modella venezuelana sembra essersi pronunciata in merito ai gossip. In genere, chi non ha nessuna parte in questi triangoli tende subito ad uscirne per evitare il proliferarsi di altre voci. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Yeah.